Bene, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio tutti gli intervenuti, dai colleghi giornalisti ai semplici tifosi, a questa conferenza stampa di presentazione del nuovo Licata Calcio targato 2012-2013. Ci siamo lasciati pochi mesi fa con un'avventura che abbiamo portato a termine con un risultato, io definirei quasi storico, una salvezza centrata con molte settimane d'anticipo e diciamo una salvezza più che meritata. Abbiamo sfiorato anche i playoff, ma l'anno scorso il nostro obiettivo era quello, essendo una neopromossa, quello di centrare la salvezza. L'abbiamo fatto alla grande, grazie a dei ragazzi stupendi, a un tecnico che abbiamo riconfermato, e quindi non ho nulla da aggiungere a questo. Oggi siamo qui per iniziare questa nuova avventura con questo nuovo Licata. Sapete benissimo, è cambiato un po' tutto dalla presidenza, dove l'ex presidente Piero Santamaria ci ha lasciato dopo 10 anni, anche se è socio di questa nuova società, ma per ragioni familiari e personali ha preferito lasciare il timone, lasciare la guida ad altri. Sono passati quasi un mese, abbiamo lavorato tanto, tantissimo veramente, e finalmente oggi possiamo dire di aver realizzato qualcosa di importante che ora lasciamo un po' alla città, ai giudizi dei tifosi, che sono i nostri veri interlocutori, a volte anche spietati. Naturalmente è cambiato molto anche nel modo di gestire questa società, e tra poco appunto vi darò tutte le cariche sociali. Poi ci saranno naturalmente gli interventi e il vostro fuoco di sbarramento, mi riferisco ai colleghi della stampa. Innanzitutto iniziamo dai nuovi soci, nuovi e vecchi soci, diciamo. Abbiamo Onofrio Ortugno, Raimondo Sembrevivo, Carmelo Mongata, Giuseppe Bonadonna, Franco Damandi, Giuseppe e Gaetano Galia, Piero Santamaria, l'ex presidente, perché ha voluto far parte ancora una volta di questa società, Massimo Di Carlo e Francesco Ortugno. E di seguito c'è l'organigramma societario, che magari è stato più volte ridetto, ma questa sera ufficializziamo. Con il presidente Onofrio Ortugno alla mia destra, poi con i due vicepresidenti Raimondo Sembrevivo e Carmelo Mongata, con il direttore generale Gaetano Galia, con il segretario riconfermato Onofrio Peritore, con i due tesorieri Carmelo Mongata e Raimondo Sembrivo, quindi una duplice veste, quella di vicepresidenti e di tesorieri. L'addetto a marketing è rimasto il nostro Massimo Di Carlo. E poi passiamo allo staff tecnico, con il direttore sportivo, quello che ha lavorato forse di più in questo scorcio di precampionato, che è Peppe Cammarata, che mi onoro, ci onoriamo di avere con noi. Con il team manager, un gradito ritorno, che è Rino Di Vincenzo, Gaspare Di Vincenzo. E con l'allenatore, il riconfermato senza neanche batter ciglio, che è Mister Balsamo. Poi un new entry, l'allenatore in seconda, Calogero Licata. E devo dire che è stato facile anche scegliere Lillo Licata, tra l'altro sia il mister con Lillo, oltre a un'amicizia, c'è anche anni e anni di giocare insieme, di sudore, di vittorie, di gioie, anche di dolori. Devo fare gli auguri ad Alberto Licata, che ha preferito prendere una strada diversa, anche se era stato riconfermato, e ora è alla guida del Canicattì Calcio, quindi da parte nostra i nostri veramente migliori auguri. L'allenatore e il preparatore dei portieri, un gradito ritorno, Daniele Indelicato, che avrà una duplice veste, quella di allenatore dei portieri, che anche di portiere, diciamo, senior, se possiamo dire così, tra virgolette. E poi c'è il responsabile dell'area tecnica, il tutto viene a confluire su Marco Cammarata. Il responsabile del settore giovanile, che è Giuseppe Ingorvaia,
che è sempre lì presente, una figura stabile, l'allenatore della Juniores che è Maurizio Ortugno e l'allenatore della formazione allievi che è un'altra new entry, Vincenzo Bonomo. Anche per lui anni e anni di sudore, di cambi, di gioie, di dolori, di sconfitte e di vittorie. Andiamo allo staff medico, riconfermato il dottore Giovanni Taverna. Dottore Taverna non ha bisogno di presentazioni, oltre a essere uno stimatissimo professionista, anche un amico con la maiuscola, un amico nostro, un amico dei calciatori, e poi ha quel tocco magico che riesce a dare quella tranquillità necessaria a qualcuno che sa, i giocatori sono come dei bambini, ah mi fa male questo, mi fa male quell'altro, subito arriva il dottore Taverna e rimette le cose a posto, e lo abbiamo visto durante tutto il campionato. Poi ci sarà anche un coordinamento dello staff sanitario in collaborazione, in affiliazione con la Physiotherapic Center, c'è Giuseppe Bonadonna con i massaggiatori che sono Claudio Candavenera e Vincenzo Guttadauro. L'ufficio stampa, ahimè, è toccato di nuovo al sottoscritto, collaborato da Andrea Cellura e Andrea Camillere. Andrea Camillere, ogni tanto ci sarà anche Rino Di Vincenzo a pungermi se dovessi dimenticarmi qualcosa. Andiamo alla gestione dello stadio, una cosa molto importante, l'addetto allo stadio che sarà Massimo Di Carlo, una nuova figura che l'addetto alla sicurezza e rapporti tra società e tifoseria che è Pippo Bottaro, qui presente. Il responsabile dei botteghini, due responsabili, Angelo Armenio e Calogero Licata, poi c'è il responsabile della logistica, un po' tutto quel che serve, responsabile Liborio Semprevivo, e l'addetto alla logistica che è Gilberto Consagra. Poi concludiamo con il non plus ultra della situazione, non si entra al Dinoliotta se non lo vuole lui, cioè il magazziniere Angelo Rumolino. Questo un po' è lo staff, è tutto lo staff societario di questo nuovo Licata targato 2012-2013. Penso, spero di non aver dimenticato nulla, e cedo subito la parola al presidente, al neopresidente Frino Ortugno, che dirà la sua. Intanto è doveroso ringraziare tutti, presenti e nonni, tifosi, giornalisti e tutti. Io sono onorato di rappresentare il Catacalcio in questo momento, purtroppo, dove il calcio sta vivendo i momenti che sappiamo. Oggi è scomparso il Siracusa, una squadra blasonata che sappiamo, e quindi è importante essere uniti. La cosa importante è che tutti devono sapere che il Catacalcio non è nostro, dei dirigenti e dei soci, ma il Catacalcio è un bene di tutti, della città, degli amministratori, dei tifosi, di tutti. Quindi il Catacalcio è di tutti, questa è la cosa importante. Intanto devo fare un elogio alla dirigenza per la fiducia trasmessa a me, e quindi dobbiamo andare avanti. Siamo pronti, ormai si può dire che siamo pallacentro, come si suol dire in gergo calcistico. Iniziamo con qualche ringraziamento. Ringraziamo intanto Beppe Balsamo per la salvezza tranquilla e serena che ci ha dato l'anno scorso. Dobbiamo ringraziare il direttore sportivo Peppe Cammarata per il lavoro svolto assieme ad altri dirigenti. È un lavoro veramente oculato, ho molta fiducia in questa squadra. Il nostro progetto, il nostro programma è una salvezza tranquilla, come è stato già detto, quindi non abbiamo ambizioni, dobbiamo stare calmi, l'importante è avere una salvezza oculata e tranquilla. Prima possibile, poi tutto quello che viene. Devo ringraziare anche veramente la Banca Sant'Angelo per la celerità e quello che ha fatto per la fideiussione, perché abbiamo trovato qualche problema in qualche altra agenzia, però la Banca Sant'Angelo si è messa a disposizione, diciamo che ha operato nel migliore dei modi, facendoci scrivere tra i primi in Sicilia. Il nostro obiettivo, chiaramente l'avevo già detto, è la salvezza. E quindi a questo punto parlo di come stiamo tentando di impostare la situazione. Abbiamo abbassato i biglietti dello stadio portando la tribuna a 100 euro, la gradinata a 70,
chiaramente dobbiamo vendere gli abbonamenti. Parliamo di abbonamenti. Parliamo di abbonamenti. Dico per dare la possibilità anche alle famiglie, al giovane con la ragazza, al papà con la moglie o portare il bambino, insomma, stiamo dando la possibilità e vogliamo che la partita deve diventare, lo stadio deve diventare un divertimento per tutti. Quindi una cosa che penso che da qualche anno, insomma, non abbiamo più visto, perché sappiamo gli stadi quello che succede la domenica. Noi questo non lo vogliamo, vogliamo solo divertirci e vogliamo vedere del calcio divertimento, spettacolo. A questo punto passo la parola al direttore sportivo. Un attimino, anche per sintetizzare un po', il Presidente parlava di campagna abbonamenti, la campagna abbonamenti scadrà mi sembra il 31 di luglio, quindi ci sono delle rivendite, lo potete vedere anche sul nostro sito www.licata1931.com. Il prezzo dell'abbonamento super scontato è 70 euro per la tribuna e 100 euro per la gradinata. Questo fino al contrario. 70 euro per la gradinata, 100 per la tribuna. Volevo fare una cosa, ma è stato così. Comunque, e questo fino al 31 luglio. Dopodiché i prezzi saranno popolari, diciamo, per chi non è in possesso dell'abbonamento. Un'ultima cosa, mi sembra che da stasera, una delle tante novità, se non da stasera da domani, mi sembra che ci sarà online il nuovo sito con una nuova veste grafica del Licata Calcio, sempre allo stesso indirizzo www.licata1931.com. Adesso fuoco di sbarramento verso il direttore sportivo Peppe Cammarata, non so se è arrivato a questo punto, conviene che parlate voi oppure fa una breve introduzione e poi vi sbizzarrite voi. Prego direttore. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Io vorrei partire ringraziando la società per la fiducia che ha riposto nei miei confronti, chiamandomi a fare il direttore sportivo dell'Licata Calcio. Dopodiché penso che abbia detto quasi tutto il presidente Pino Santamaria, stiamo lavorando e la squadra è quasi al completo per il 90%, e giorno 30 iniziamo e adesso sono a vostra disposizione. Prego. Farei parlare il decano, che è Franco Morello della Gazzetta dello Sport. Vabbè, ormai. Prego Franco. Per me il compito di aprire quest'anno le danze e le rapporti tra la società e gli organi di standard. Ha portato bene lo scorso anno, hai portato tu pure, ci siamo salvati. Io rappresento la Gazzetta dello Sport ora da qualche anno, anche perché per motivi, diciamo, di incompatibilità ho dovuto lasciare qualche altra testata dove avevo più spazio per scrivere ogni giorno di calcio. Purtroppo me ne rammarico in prima persona, mi dispiace anche per il Licata Calcio, per la società e per i tifosi. La Gazzetta dello Sport non dà quello spazio che forse come tradizione, come storia calcistica ci meriteremmo. Non è colpa mia, vi prego semplicemente di scusarmi e di perdonarmi. Oddio, però, come spazio non è che ne stiamo avendo molto in quest'ultimo periodo. Comunque, ma sono, diciamo, i decidono ad Agrigento, decidono tu le qual è la situazione. Comunque, non è questo. Vabbè, noi le risposte le diamo sul campo. Forse è la cosa migliore. È inutile dire che tranne qualcuno, la maggior parte li conosco tutti, ci conosciamo tutti da ragazzini, conosco il vostro passato calcistico, chi ha fatto l'allenatore, chi ha già giocato, tutti amici. Ah, conosco pure i massaggiatori, vedo in fondo, nascosto. A me è il piacere e l'onore intanto di dare la prima cosa un in bocca al lupo. Complimentarvi anche per il modo in cui avete cercato, io prima che iniziasse la riunione col Presidente abbiamo scambiato qualche idea, qualche riflessione, così siamo amici d'infanzia, quindi posso anche dirlo liberamente, e devo farvi veramente i complimenti per il modo in cui avete impostato l'organizzazione societaria, soprattutto la filosofia che intendete perseguire durante l'annata calcistica, cioè quella di riportare allo stadio tanta gente, di riportare allo stadio le famiglie. Confessavo io poc'anzi al Presidente,
Licata a Cicatena di qualche anno fa, invasione campo, per me è stato traumatizzante. Cioè io dopo 35, 36, 37 anni che ogni domenica regolarmente andavo allo stadio, qualcuno è riuscito nell'impresa di allontanarmi dallo stadio. Perché come dice il Presidente, ormai è calcio, c'è troppo interesse e non è più la passione, la gioia, il piacere di andare allo stadio e vedere una partita di calcio, di divertirsi. Nel calcio si può vincere, si può perdere. Si subiscono dei torti, ci sono momenti in cui i torti si ricevono, c'è uno anche dei vantaggi. Può capitare, questa è la storia. Quindi affrontiamola con filosofia, questo è l'invito. L'altro invito è il proposito. Noi come giornalisti ho sempre detto, lo dicevo l'anno scorso, ha portato bene, lo ripeto quest'anno, noi prima di tutti siamo tifosi e poi siamo forse giornalisti e cronisti. Questo forse Pino lo sa. È motivo anche di scontro tra noi e le redazioni quando a volte attutiamo i colpi per evitare la polemica, per evitare l'assalto, eccetera. Quindi... Infatti non è, a voi proprio, ai nostri giornalisti licatesi non ne facciamo una colpa, perché sappiamo benissimo come ragionano le redazioni sia agrigentini che palermitano o catanesi. La prima domanda, anche così cominciamo a entrare dopo la premessa, è stata un po' lunga, e mi rivolgo al Presidente e al Direttore Sportivo. Al 90% la squadra è pronta, è fatta. Cosa manca a questa squadra? Ma ancora noi dobbiamo coprire qualche ruolo più che altro con i juniores. Diciamo che stiamo aspettando l'arrivo di un esterno basso a destra, 94-93, e un esterno basso a sinistra, 94. Poi per quanto riguarda i senior... diciamo che siamo a completo, però siamo a completo con gli occhi e le orecchie le orecchie tese, gli occhi aperti, guardando sempre il mercato, perché se capita l'occasione giusta siamo pronti a inserirci, a non farcela sfuggire. Comunque tengo a precisare che la squadra, ripeto, è pronta al 90%, anche perché la società, quando mi ha chiamato, mi ha esposto il programma e mi ha chiesto una salvezza tranquilla, fare quanto prima 44 punti. Io dico, ho detto ai tecnici, ai dirigenti, ai calciatori, il nostro campionato si deve chiamare 44 punti. Prima faremo 44 punti e meglio è, poi inizieremo a divertirci cercando di valorizzare qualche giovane. E se poi arriva qualcosa di bello non ci tireremo indietro. Ma ripeto, la società è stata chiara, il presidente poco fa è stato ancora più chiaro, la città, il pubblico, gli ultra devono capire che oggi si sta vivendo una crisi, direi internazionale, che non nel calcio, a livello, a tutti i livelli. E se guardiamo, alziamo un po' lo sguardo verso Siracusa, è sparita una realtà che è stata un passo dalla Serie B, sono sparite altre società gloriose ed importanti. Ne abbiamo a 28 chilometri, c'è un esempio, a Gela fanno la promozione, addirittura si parla che non sanno nemmeno se scrivono la squadra in promozione quest'anno. Ciò, io penso che i licatesi devono essere fieri di avere questa dirigenza che in un momento così particolare economico siano riusciti ad iscrivere la squadra. È stata il Licata, mi diceva il Presidente, forse è stata una delle prime squadre in Italia di interregionale a presentarsi in netto, delle siciliane la prima. In netto anticipo sulla scadenza di giorno 12, mi sembra che il 9 il Licata Calcio era già iscritto, perciò dobbiamo stare tutti uniti, società, pubblico, ultra, squadra, cercare stampa, cercare di fare un gruppo granitico e andare avanti. La società deve essere matura a sapersi prendere i calciatori, il direttore sportivo, un po' tutti, a sapersi prendere gli applausi e a sapersi prendere anche i fischi quando ci vorranno, non è la fine del mondo. L'importante è che l'obiettivo da perseguire sia ben chiaro a tutti, perché i voli pintarici non portano da nessuna parte. Stiamo andando incontro a una riforma del calcio a livello di Serie C di Lega Pro. Un altro anno ci saranno tre gironi di Lega Pro dove per iscriversi ci vorranno 650.000 euro. Io penso che andare a cercare di vincere un campionato, le squadre che stanno cercando di fare dei campionati a vincere, penso che abbiano l'oculatezza di avere già i soldini messi da parte per iscriversi un altro anno, perché può capitare che si vince un campionato e poi non ci si iscrive e si fallisce. Questo
alla società licata, a me personalmente, ai licatesi penso che non interessa assolutissimamente. Godiamoci questa Serie D che è già un traguardo oggi come oggi molto importante. Ripeto, la squadra è pronta al 90%, giorno 30 si inizia e man mano andremo a completare. Personalmente io sono un cultore dei settori giovanili, io dico che una società per avere un futuro deve soprattutto avere un ottimo settore giovanile, e questa è una politica che il Licata Calcio ha seguito un po' da tempo. Mi diceva poc'anzi il Presidente, il Licata quest'anno avrà anche una terza categoria. Ma molto probabilmente. Sì o no, e con quale, lo so. Qual è l'obiettivo, lo scopo di questa seconda formazione? Stiamo lavorando per avere, per fare insomma sta terza categoria, e ci teniamo quindi a lanciare un po' anche di ragazzi, di giovani, fare qualcosa in più, e quindi siamo qua. È un cantiere aperto ancora col settore? Chiaramente è un cantiere aperto, ancora da lavorare. Prego Paolo Picone. Il fatto che voi dite che l'obiettivo è la salvezza è più un aspetto scaramantico della vicenda, visto che state allestendo comunque una squadra a un certo livello, vi spinge insomma la prudenza a dire questo? Naturalmente avete anche visto il valore tecnico delle altre formazioni che quest'anno affronteranno il campionato di Serie D, avete già valutato questo, penso che il direttore sportivo lo abbia fatto, vedendo un po' anche i movimenti di mercato delle altre squadre. E poi un'altra domanda un po' sullo stadio. E sappiamo che oltre ad essere il tempio del calcio a Licata, lo stadio di Nolliotta è un luogo di aggregazione, ma è anche dovrebbe essere un buon biglietto da visita. Quando verranno formazioni di fuori con i propri tifosi e così via dicendo, troveranno questo stadio che purtroppo non è messo bene dal punto di vista anche diciamo dei servizi, ma anche dell'estetica, diciamo. Ci dicevano che c'è il progetto per il fotovoltaico, che c'è un progetto anche di ristrutturazione, ma spogliatoi che non sono adeguati, stadio che diciamo non è adeguato un po' a quelle che sono anche le esigenze di estetica da parte di chi viene di fuori. E pensate, assieme all'amministrazione comunale, che stasera non vedo, forse non è stata invitata, o se è stata invitata non sono venuti sia il sindaco che l'assessore. E la terza domanda poi questo, è se il comune, l'amministrazione comunale ha programmato un contributo. Allora io rispondo alla prima domanda, non è assolutamente scaramanzia quella quanto noi diciamo che vogliamo fare una salvezza tranquilla e valorizzare qualche giovane, perché quest'anno ci sarà una Serie D molto ma molto più forte dell'anno scorso, perché ci sono delle compagini che si stanno organizzando, perché capite bene che, ripeto, evidentemente avranno delle basi societarie ben solide, e c'è l'occasione quest'anno di vincere il campionato, per chi vincerà è andare a fare la C unica, perciò poi si è a un passo dalla Serie B praticamente. Noi non siamo assolutamente scaramantici ma realistici, al massimo della realtà. Perché ci sono squadre che si stanno organizzando veramente bene per tentare il salto di categoria, ma noi, ma noi non saremo sicuramente da meno, non saremo l'ultima della classe, però con molta umiltà cercheremo di inserirci in quella zona di classifica che ti fa stare tranquillo e ti fa guardare magari verso i play-off, che poi i play-off di Serie D, come tutti sapete, non servono a niente, perché è solamente una vetrina per qualche giovane, ma anche che li vinci rimani in Serie D. Perciò per l'altra domanda penso che risponderà il Presidente o Pino Santamaria. L'altra domanda, parliamoci con franchezza, in questo momento che il Comune non ha i soldi per pagare la benzina ai vigili urbani, non può pagare i stipendi, io non penso ci siano le condizioni per poter sistemare o fare qualcosa allo stadio. Poi non è vero che gli spogliatoi non sono, diciamo, decenti, perché se la Commissione federale viene dall'autorizzazione e dall'ok, penso che nel bene e nel male possiamo starci. Poi penso che per il resto lo stadio sicuramente non è competenza nostra sistemarlo. Aggiungo pure che c'era un noi non ne conosciamo ancora. C'era
un progetto, c'è un progetto per rifare un po' il maquillage del Dino Liotta con la sistemazione, abbiamo parlato un po' tutti dei pannelli solari. Sinceramente a noi devono dire solo quando iniziano i lavori. C'è questo progetto, i lavori vengono rinviati di giorno in giorno, ma non sappiamo fino a questo punto. Sia il sindaco, il signor sindaco, che l'assessore allo sport è stato invitato alla conferenza stampa di presentazione, non lo vediamo, probabilmente avrà altri impegni. Per il contributo dell'Icata Calcio, ha parlato già il presidente, noi abbiamo fatto una richiesta e aspettiamo, ma non sicuramente da tre anni, vabbè, che aspettiamo, voglio dire, ma non vogliamo aprire una polemica con l'amministrazione comunale che è assente. No. L'anno scorso c'è stata una riunione, si è parlato di sì, 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 ma non vogliamo calcare la mano più del dovuto, abbiamo fatto una richiesta, se ci sono i fondi è giusto che l'Icata Calcio venga premiato, ben vengano. Naturalmente so pure anche che le casse del comune di Licata non navigano nell'oro, ma diciamo la nostra progettazione si è basata sì e no all'1% riguardo il contributo comunale. Teniamo molto ai tifosi, a questa campagna abbonamenti, alla presenza massiccia allo stadio appunto dei tifosi, alla campagna abbonamenti, agli sponsor che già molti ci hanno riconfermato la loro fiducia e se permettete diciamo che sono loro i nostri interlocutori principali. Aldo Licata? Bene, non lo so. Non l'ho capito. Quando inizia? Cioè, la domanda quale sarebbe? Quando inizierete la squadra che sta formando, quando ci sono le scelte? Iniziamo il 30 di luglio. Faremo la preparazione fino al 13, facciamo due allenamenti doppi dal 30 al 13 di agosto e poi vediamo al rientro quando escono gli accoppiamenti di Coppa per vedere quando dobbiamo rientrare, se il 16 o il 17, perché se il raduno lo facciamo in sede e la preparazione pure, facciamo tutto allo stadio, usufruiremo della palestra che ci hanno messo a disposizione i Mamberitori. Siamo organizzati in questo senso. Ora pensavo che fosse una delle domande, perché in questi giorni, nostro malgrado, è scoppiato un piccolo caso, tra virgolette, e riguarda l'ex calciatore dell'Icata Calcio Filippo Tiscione. Siccome abbiamo letto delle interviste dove nel virgolettato c'era una dichiarazione appunto di Tiscione dove dichiarava che non c'erano le condizioni, io do la parola al direttore sportivo, visto che ha seguito lui questa telenovela, per mettervi al corrente del tra virgolette caso Tiscione, che ormai è stato archiviato con l'arrivo di Pasca, che è un signor attaccante. Ma io l'unica cosa che non ho capito per quanto riguarda questa cosa con Filippo Tiscione è proprio questa, quando dice non c'erano le condizioni per poter rimanere all'Icata, perché non capisco, penso che io le condizioni per un calciatore siano quelle che si deve trovare bene in una società e poi deve raggiungere un accordo economico. Io circa 10 giorni fa con i due vicepresidenti Moncada e Semprevivo ho avuto un incontro in un albergo di Caltanissetta con Tiscione e i suoi tre procuratori, mi sembra, tre ne aveva, sono arrivato con tre procuratori. Diciamo che a telefono con Filippo, che non ho conosciuto ora, io Filippo l'ho avuto a Gela, quando ho fatto il direttore a Gela, quando abbiamo vinto il campionato di C2, che era ancora un ragazzino, ci eravamo sentiti a telefono e già a telefono
si era già raggiunto un accordo e l'intesa affinché lui potesse rimanere a Licata. Quando siamo arrivati a Caltanissetta, onestamente, forse con un po' di esperienza che ho nel calcio, dopo 2 minuti che parlavamo ho iniziato a capire che c'era qualcosa che non andava, ma non tanto con il ragazzo, ma quanto con i procuratori che hanno preso in procura da circa 10 giorni Filippo. E con tutto ciò avevamo raggiunto ugualmente l'accordo economico, perché la società, nella persona del presidente che non c'era, però aveva dato mandato, si era divenuto che si doveva dare un congruo aumento al signor Tiscione, la quale la società, io dietro mandato della società, ho proposto, lui ha accettato, dicendo solamente: direttore, sa, però io ho alcune trattative in Lega Pro, lei capisce che se arriva la Lega Pro io devo andare via. E noi abbiamo detto: noi saremo felici per te se arriva la Lega Pro, perché vai in una categoria superiore, hai 26 anni e ancora ti puoi giocare qualche carta. Mi sembra che qualche giornalista di qua lo ha pure sentito, Filippo Tiscione, penso che ha confermato le stesse cose che ho detto io. Adesso non mi stranizza, perché purtroppo nel calcio queste cose succedono, dalla Serie A alla terza categoria. Diciamo che forse non è stata gestita bene, non tanto da Filippo, perché io dico sempre che ancora forse qualcuno di questi procuratori, questi operatori di mercato, fanno finta o non hanno capito, qualcuno non ha capito, fa finta di capire, di non capire che il calcio lo stanno distruggendo. Lo stanno distruggendo proprio questi personaggi che prendono in procura un ragazzo di 26 anni e pur di guadagnarci loro la procura dicono: non stare a Licata perché non è buono, non andare a Catania perché così, fanno prima loro, trovano la società che gli paga di più la procura e poi quella società diventa la migliore società che c'è in Sicilia o in Italia. Con questo voglio chiudere la polemica, io faccio i migliori in bocca al lupo a Filippo Tiscione. Penso che noi siamo riusciti a sostituirlo con un calciatore che secondo me magari avranno delle caratteristiche diverse, ma è un calciatore che ha sempre solo giocato in Serie C, è Roberto Pasca, penso che lo conoscete tutti. L'unico anno che è sceso in interregionali per motivi familiari è stato l'anno scorso, quest'anno ha sposato il progetto del Licata Calcio e speriamo di avere fatto la scelta migliore. Riccobono è confermato e giorno 30 si presenterà alle 16:30 al Dino Liotta per iniziare la preparazione. Bene, visto che non ci sono domande, io vi ringrazio per la vostra pazienza. Non so se qualcuno uso le parole dette. Prego. Nuovo sponsor della maglia. Ecco, siccome abbiamo pure un team manager, vorrei che anche lui intervenisse, perché c'è qualcosa di simpatico anche all'orizzonte, penso che si concretizzerà nei prossimi giorni, riguarda uno sponsor. Cedo la parola a Rino Di Vincenzo. Buonasera a tutti. Non sarà più che altro uno sponsor che avremo, è un grazie al CRT di Palermo, che è il centro regionale trapianti, grazie alla persona del dottor Sparagino, che è il massimo esponente responsabile regionale di trapianti. Porteremo in giro per l'Italia, Licata porterà in giro per l'Italia questo messaggio sulla donazione degli organi, cercando di impegnarci anche sul sociale, non tanto anche sullo sport ma anche sul sociale. Noi aspettiamo che scenda il dottor Sparagino, che insieme poi comunicheremo, che ci darà una conferenza stampa, che dirà lui il progetto, specificherà tutti i dettagli di questo progetto che Licata sta portando avanti. Quindi sapete che c'è una legge nazionale, una legge che regola appunto la donazione degli organi. In collaborazione con l'AIFA. Sì, no. E quindi chi di noi vorrà donare i propri organi in base a quella legge lo potrà benissimo fare, noi come comunità. Io chiuderei con le parole di uno dei vicepresidenti, che poi è il pensiero di noi tutti.
che Raimondo Sembrevivo. Ha detto pochi giorni fa in un'intervista: il difficile viene adesso. Questo significa che adesso tutti noi siamo impegnati in prima linea con i tifosi, con gli sponsor, affinché il Licata Calcio continui in questa cavalcata e che lo veda protagonista. In tutto il nostro organigramma c'è qualche nome che manca, ma non è per... probabilmente la figura di Carmelo Vecchio, che è sempre dietro le quinte, è una figura molto importante perché ci dà forza in certi momenti, ci dà anche dei consigli, pure come il nostro cantante preferito. Il nostro cantante. Lo vedete per le sere all'Licata a cantare, ma diciamo anche lui, cantante in curva, anche lui insieme ai tifosi ci sostiene e ci dà quella forza giusta. Parlo del signor Cosentino, adesso lo chiamo con il signor Cosentino, con il signore vero e proprio, che insieme agli Ultras, l'anno scorso ne abbiamo avuto prova, si mette davanti 700 km all'andata e 700 al ritorno pur di seguire il Licata Calcio come tanti e tanti altri tifosi gialloblu. Grazie per la vostra pazienza, è difficile viene adesso, noi ci siamo, spero che ci sarete anche voi. Grazie a voi tutti.